Buongiorno a tutti. Oggi non voglio rispondere ad una domanda, ma voglio segnalare alcuni problemi e dare alcuni piccoli consigli, perché mi succedono spesso domande o vicende in cui probabilmente si sono determinate delle cattive conoscenze o delle cattive abitudini, se non addirittura qualcuno li chiama delle leggende metropolitane. Che cosa succede? Attenzione! La fine di luglio è un periodo, o il periodo di agosto, è un periodo molto delicato. È il periodo in cui succedono i fatti più gravi, i colpi di Stato si fanno alla fine di luglio o si fanno il sabato sera, ma senza andare sulle cose grandi, anche a livello individuale, piccolo, i colpi di mano si fanno alla fine di luglio, quando il lavoratore è meno attento, meno preparato. Tanto per intenderci, se il datore di lavoro decide di licenziare un lavoratore e presuppone che ci possa essere una reazione, manda la lettera di licenziamento esattamente a metà luglio, a fine luglio. Tanto il lavoratore deve andare in ferie, si organizza per le ferie, ci reagisce dicendo ci penserò a settembre, ma attenzione, non solo va in ferie il lavoratore, vanno in ferie i sindacalisti, vanno in ferie gli avvocati, i consulenti del lavoro, vanno in ferie tutti. E intanto i 31 giorni di agosto sono 31 giorni che decorrono e per impugnare un licenziamento ci sono dei termini rigidi che sono 60 giorni. Quindi attenzione! Se ricevete una lettera di licenziamento, una procedura disciplinare, una lettera di trasferimento, attenzione, anche il trasferimento va impugnato, e va impugnato anche il trasferimento entro 60 giorni. Per cui attenzione, se arrivano, come spesso capita, situazioni delicate attorno alla metà, nel mese di luglio, attenzione che spesso questa cosa è stata fatta apposta perché le decadenze vadano a finire proprio nel mese di agosto, quando il lavoratore, per una serie di motivi, è più disattento, meno preparato, meno attrezzato a reagire. Due cose a questo punto. Primo, come scrivere se io non trovo nessuno, non trovo più un sindacalista, non trovo più l'avvocato. L'importante è scrivere una lettera di impugnazione, di opposizione. Ah, ma io non so la legge, non so quali articoli citare. Non occorre citare nessun articolo. Basta prendere un pezzo di carta e scrivere: io mi oppongo, io non sono d'accordo, paradossalmente, mi oppongo al provvedimento, al licenziamento che mi avete mandato. Punto. Ricordarsi, attenzione, di firmare quella lettera, di metterci una data e di mandarla con una lettera raccomandata. Attenzione, quindi, non mandare SMS, neanche la mail, a meno che uno non abbia la PEC, non mandare semplicemente messaggi telefonici, ci vuole una lettera raccomandata da ricordarsi di mandarla con la raccomandata ricevuta di ritorno, tenendosi le cartoline di ritorno e ricordarsi di firmare quella lettera e metterci una data su quella lettera. La seconda cosa da sapere è che i termini di impugnazione di un provvedimento di licenziamento, così come ad esempio di un provvedimento di trasferimento, sono 60 giorni. Da quando? Da quando uno riceve la lettera di licenziamento. Non da quando finisce di lavorare. Perché? Perché potrebbe essere che la lettera dica provvedimento di licenziamento, ci sono 60 giorni, 30 giorni di preavviso. Quindi l'impugnazione non parte dal termine effettivo del rapporto di lavoro, ma da quando uno riceve la lettera di licenziamento. E quindi la reazione deve essere fatta entro 60 giorni dal ricevimento della lettera e non dal momento in cui effettivamente cessa il rapporto di lavoro. I tempi invece per
dal momento in cui cessa davvero il rapporto di lavoro e quindi termina il preavviso, servono invece per la domanda di disoccupazione alla NASPI. Allora in questo caso sì, i termini sono in quel caso 68 giorni dal termine effettivo del rapporto di lavoro. Qualcuno dice che 68 giorni, in effetti i termini sono 60 più 8, che erano i tempi minimi in cui il lavoratore poteva avere un mercato al quale andare e trovare un nuovo datore di lavoro. È una norma di fatti che risale addirittura parecchio prima della guerra e che ricorda un regime quasi contadino del sostegni al salario. Attenzione che i termini sono termini di decadenza, sono termini molto, come dire, anche pericolosi per evitare, perché se decadono poi il lavoratore non può più fare nulla, per cui tenere presente bene questi termini, tenere presente che se ci sono domande, dubbi e quant'altro, l'importante è intanto mandare una lettera raccomandata ed eventualmente, subito dopo, appena possibile, rivolgersi ad un avvocato o a un consulente o a un sindacato per poter valutare come concretamente poi reagire al provvedimento subito. L'ultima cosa mi permetto di rammentare: se uno riceve una lettera raccomandata, qualcuno dice, ah, ma io non l'ho ritirata. Attenzione, se arriva a casa, anche se non la ritiri, vale come consegnata. L'importante è che arrivi a casa, alla tua casa. Se tu non la ritiri, perché magari ti hanno lasciato il bigliettino e non vai a ritirare l'imposta, la lettera raccomandata vale come consegnata, per cui se arriva una raccomandata, andarla a ritirare e vedere che cosa ci sia scritto dentro. In ogni caso, se hai domande o se anche altri che ci ascoltano la domanda, potete scrivere o sul portale oppure mandarmi una mail davide.pollastro@gmail.com. Grazie.